until we saw that. This is the nucleus of the galaxy M87, and this is the first ever image of a black hole. Buco nero. Allora, ieri è comparsa questa foto qua, che sarebbe la prima foto di un buco nero. Ora, non era di certo nei miei piani fare un video dove parlo di buchi neri, anche perché chi sono io per parlare di buchi neri? Però, visto che quando ci sono queste scoperte, queste novità, tutti diventano immediatamente esperti, scienziati, Einstein in confronto non è nessuno a tutti questi che scrivono, che mettono foto, che mettono post, sono qui anch'io a parlare di buchi neri. Tra l'altro, coincidenza vuole che io l'anno scorso, a dicembre, ho comprato questo e questo qui. Due libri di Stephen Hawking, La teoria del tutto, e questo qui che è Breve storia del tempo. Ora, siccome io sono una persona pigra, questo qui in realtà vi devo confessare che non l'ho ancora letto, però ho letto questo qui. E quindi posso anche fare l'acculturato e dire delle cose sensate in questo video. In realtà no, perché questo è un riassuntone di teorie ancora più complicate. E vi garantisco che su certi punti, soprattutto alla fine del libro, dove si mette a fare delle supposizioni, cioè tipo il cervello che fa boom e dici non è possibile, sono cose che tornando a noi, tornando seri un attimo, però cosa diamine è questa roba qua? Abbiamo capito che è la prima foto di un buco nero, abbiamo capito che questo buco nero che è stato fotografato è a 55 milioni di anni luce da noi, quindi 55 per 60 per 60 per 100 mila. Quindi più o meno un 5 seguito da 20 zeri, e questi sono i chilometri a cui è distante questa roba qua, al centro della galassia M87, che fa parte della massa della Vergine. Quindi se voi guardate nel cielo la costellazione della Vergine e zoomate, arrivate a questa roba qua. Ora, questo video non vuole essere di certo un video dove faccio il professore che spiega cose, però giusto per fare un po' di chiarezza, sapete meglio di me che un buco nero è una regione dello spazio dalla quale niente può sfuggire. Perché? Perché c'è un campo gravitazionale talmente elevato che tutto è attratto, qualsiasi forma di massa, e la stessa luce non può uscirne, per questo è nero. Detto proprio a grandissime linee, al centro del buco nero c'è un punto teorico di curvatura dello spazio-tempo infinita che si chiama singolarità, e il buco nero si estende fisicamente nello spazio fino a quello che è chiamato un orizzonte degli eventi. Al di fuori dell'orizzonte degli eventi si può scappare, la luce può sfuggire dal buco nero, all'interno ciao ciao baby. Quello che è stato fotografato è stato proprio l'orizzonte degli eventi di questo buco nero, quindi il buco nero non si vede perché è nero, si vede la materia attorno al buco nero che, attratta dal buco nero, si riscalda ed emette radiazioni, e quindi questo è quello che rappresenta la foto. Poi ci sarebbero tante altre cose da dire, per esempio che in realtà dal buco nero qualcosa viene fuori, c'è una radiazione che è proprio la radiazione di Hawking che ha scoperto lui a quanto pare, che però sarebbe talmente piccola che è praticamente impossibile da osservare, ma vedremo in futuro cosa ci riserverà il mondo. Il punto è che tutte queste cose noi le sapevamo già, cioè Einstein e poi tutti quelli che hanno studiato sia prima sia dopo di lui avevano già predetto questo tipo di comportamenti, e i buchi neri che si vedono nei film, nei documentari o così, sono sempre stati delle predizioni. All'inizio proprio si teorizzava e basta sta cosa dei buchi neri, poi sapevamo che dovevano esistere dei buchi neri tramite vari studi che non ho voglia di stare qui a spiegarvi, non tanto però osservando i buchi neri ma osservando il comportamento di determinati corpi celesti. Adesso anche queste cose sono dette molto a grandi linee, però la cosa interessante di tutto ciò è che è la prima volta che si ha la prova concreta che un buco nero sia veramente fatto così, al di là del fatto che adesso tutti i documentari, i film e tutto quanto sono effettivamente più realistici. La cosa divertentissima di tutto ciò è appunto questa, perché chi parla di rivoluzione, nuova scoperta magica e bla 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 dice una grandissima cavolata, perché non è assolutamente niente di nuovo. È un grandissimo risultato che va a confermare tutto quello che già avevamo teorizzato. Avevano gli altri più intelligenti di me. Avevamo inteso come noi uomini. E poi, senza nulla togliere a questo risultato, sia chiaro, però mi fa un sacco ridere come i giornali, le notizie e la gente esageri sempre. Nel senso,
questa è la scoperta del secolo. Ma allora, anche 2 anni fa, la storia delle onde gravitazionali era la scoperta del secolo. E quindi, in un secolo ci sono già 2 scoperte del secolo. E quindi, E quindi sì, a me, forse non lo sapete, però queste cose eccitano dal profondo del cuore. E soprattutto quando si parla di universo, di buchi neri, di stelle, ci rendiamo veramente conto di quanto effettivamente siamo minuscoli. Cioè, noi siamo minuscoli rispetto al Sole, come umani, come Terra. Siamo minuscoli rispetto alla galassia, siamo minuscoli. Pensate che questo buco nero ha una massa che è pari a 7 miliardi di volte la massa del Sole. Ora, non si possono neanche immaginare questi numeri, ed è incredibile come, se da una parte parliamo di cifre talmente grandi, sia la distanza, sia la grandezza, sia tutto quanto, dall'altra siamo in grado di immaginarci, di prevedere il comportamento della materia, di fare cose, ed è bellissimo tutto ciò. E sì, ogni volta che vengono fatte queste scoperte io mi sento dannatamente inutile nell'universo, ma questa è un'altra storia. In questo magico video sui buchi neri però non abbiamo ancora parlato di come è stata scattata questa foto, e secondo me in realtà questa è la parte più interessante, cioè come ci siamo ingegnati, sempre ci siamo nel senso altra gente più intelligente di me, per fotografare un buco nero. Perché? Perché il concetto è che più una cosa è lontana, più è difficile distinguerla, penso questo lo sappiate, e nel momento in cui tu osservi un oggetto a 55 milioni di anni luce, anche se è molto grosso, serve un telescopio molto molto grosso, e per fare ciò tutta una serie di telescopi sparsi per il mondo hanno lavorato insieme unendo i dati come se formassero un grandissimo telescopio, che poi sono radiotelescopi, non telescopi come quelli normali, insomma. Sono delle parabolone che rilevano onde radio. Non so se le avete viste, magari. Probabilmente vi metto un'immagine dimostrativa qui. E quindi questo progetto è nato proprio come Event Horizon Telescope, unendo i dati di tutti questi radiotelescopi sparsi per il mondo, dall'America all'Europa all'Antartide. Nasceva con l'idea appunto di studiare i buchi neri. 2 buchi neri volevano essere studiati. Uno, questo qui che è stato scoperto, e l'altro, un buco nero in realtà più vicino a noi, a soli 26.000 anni luce, una roba del genere, al centro della nostra galassia, della Via Lattea, che si chiama Sagittarius A asterisco, mi pare di aver capito, e che però per una serie di ragioni non siamo riusciti ancora a fotografare. E niente, io trovo che sia veramente fantastico quando tutte le nazioni collaborino per raggiungere un risultato comune. Piccola curiosità che mi ha lasciato personalmente abbastanza di stucco: per quanto riguarda i dati raccolti da questi telescopi, parliamo di migliaia di terabyte di dati, quindi milioni e milioni di gigabyte di roba. E quindi, non disponendo ancora di un collegamento in grado di spostare così tanti dati, non c'è la iperfibra super mega veloce purtroppo, per raccogliere tutti i dati insieme proprio venivano scaricati su degli hard disk, venivano messi su degli aerei e spediti a dei punti tipo l'MIT, dove dei super computer analizzavano tutti i dati. Ed è pazzesca sta roba. Anche in questo caso pensare alla quantità di dati che sono stati analizzati da questi super computer è tipo boom. Analizzando tutta questa mole di dati, quindi, gli studiosi sono riusciti a mettere insieme tutte le osservazioni fatte dai vari radiotelescopi e a ricostruire, a partire dalle onde radio, l'immagine che è apparsa dappertutto nelle ultime 24 ore. Fine della storia. Tra l'altro mi pare di aver capito che, essendo che ci vuole una grandissima capacità di calcolo per mettere assieme tutte le osservazioni, queste cose qui che vediamo con la foto che abbiamo visto ieri sono dati in realtà già di qualche anno fa, tipo. E quindi, wow, è tutto incredibilmente bello. E ogni volta che ci sono scoperte di questo tipo io ho grandissima fiducia dell'umanità, sono carichissimo e dico wow, possiamo fare un sacco di roba. Poi esco di casa, vado a prendere il tram, e siccome piove un pochettino la linea del tram è bloccata. Quindi viva la scienza, viva il progresso. No, in realtà la cosa che mi gasa un sacco di tutte queste cose qui è che poi si aprono tutti scenari fantascientifici del tipo che in teoria adesso con questa tecnologia, come abbiamo osservato un buco nero, potremmo essere in grado di osservare un wormhole, un tunnel spazio-temporale, potremmo capire se è effettivamente possibile viaggiare nello spazio-tempo, e quindi tutti i miei film fantascientifici preferiti potrebbero diventare realtà. È bellissimo tutto ciò, ma probabilmente quando saranno scoperte queste cose, se mai saranno scoperte, sarò già morto, quindi è stato un piacere. Detto questo, ci vediamo alla prossima con prossimi video, sicuramente più stupidi di questo qui, che voleva essere anche un pochino serio, ma spero di non avervi annoiati troppo. Ah, ovviamente se volete saperne di più vi lascio un po' di link interessanti qua sotto, di video, di articoli, di cose che mi sono guardato io. Quindi spero che questo video, un po' diverso dal solito, vi sia in qualche modo piaciuto.
Mi raccomando, fate i bravi e nel dubbio voi state lontani dai buchi neri perché rischierete di essere spaghettificati all'istante. Buona vita a tutti.